E ciao a tutti qui da Havel, Accademia del Fantacalcio. In questo video vedremo insieme i tre migliori outsider della stagione. Secondo me, le tre migliori sorprese della Serie A da prendere nel mercato di riparazione di gennaio. Prima di partire, mi raccomando, iscriviti nel canale, vai a vedere anche dal link qui in descrizione, Fantacalcio Pro, e ora partiamo con i consigli. E il primo outsider della lista si chiama Zappa, un calciatore secondo me molto forte che ha sorpreso tutti in Serie A, veramente tutti. È stato preso dal Cagliari in questa stagione, un ragazzo molto giovane che ha preso il posto di Faragò, che era diventato ormai titolarissimo nella squadra. È riuscito a fare veramente partite interessanti, in alcuni casi anche molto buone, ha una media del 6,5 e sulla fascia vola perché è molto veloce, molto tecnico, ha anche una buona visione di campo e secondo me sarà titolare. Quindi mi raccomando, se avete Faragò, tagliatelo oppure tenetelo se avete anche Zappa, se volete prendere anche Zappa. L'importante è capire che questo da gennaio fino alla fine della stagione sarà sempre titolare e giocherà sempre bene, secondo me, quindi Zappa del Cagliari è la prima scelta che vi segnalo, che vi consiglio per il mercato di riparazione. Il secondo calciatore della lista, una grandissima sorpresa, è anche Lukic del Torino. Un calciatore molto versatile, che è stato anche cambiato ruolo, perché adesso Giampaolo lo ha messo come incursore. Infatti ha già segnato 3 gol in campionato e secondo me farà anche più assist e anche più altri gol. Perciò io lo prenderei di sicuro nella mia squadra, ha una media sul fantacalcio di 7,5, una media elevatissima, tra le più alte di tutta la stagione, di tutti i calciatori di Serie A. È un calciatore, come vi dicevo, molto duttile, che può essere impiegato in molti ruoli e secondo me sarà sempre titolare nel Torino. Il Torino non sta facendo una stagione memorabile, non è che sta facendo vedere chissà che cosa, però Lukic è uno che ci può portare molti bonus e secondo me, purtroppo molti non studiano il fantacalcio e le squadre, quindi è meglio per te perché secondo me all'asta lo potrai prendere anche a un basso costo. E il terzo e ultimo calciatore che vi segnalo in questo video è Smacca, una grandissima sorpresa del Genoa. Un attaccante giovane che ha preso veramente il posto da titolare in poche giornate, cioè è riuscito ad entrare e ha fatto subito bene, quindi ora in testa all'allenatore è il titolare fisso, inamovibile della rosa. Ha già segnato 2 gol e un assist, quindi una media incredibile del 7,17. Voglio dire, questo calciatore qua è una sorpresa grandissima della Serie A, che da adesso fino alla fine del campionato, secondo me stupirà molti, e quindi te lo consiglio vivamente di prendere all'asta di riparazione 2021. Quindi mi raccomando, tieni d'occhio Smacca, Lukic, Zappa per la tua asta di riparazione. Con questo finiamo il video. Mi raccomando, iscriviti al canale. Lascia un commento qui sotto su se sei d'accordo su questi calciatori. Vai a vedere nel link in descrizione Fantacalcio Pro e ci vediamo presto qui all'Accademia del Fantacalcio. Un abbraccio a tutti, ciao!